Lei che è conosciuto come un duro, come un uomo forte, un uomo difficile, ha delle debolezze? Certo che ho. Purtroppo meno male, perché il proprio dell'uomo, no, nessuno è perfetto, non esiste la perfezione, dico. E un uomo non può essere senza debolezze, perché è il complemento di tutto. E ci può rivelare qualcuna delle sue debolezze, quelle che si possono dire, diciamo. Cioè, no, lei è sentimentale. Perché... Ma questa non è una debolezza, di essere sentimentale è una... Forza. Una prova di sensibilità, perché uno che non è, allora non ha niente, sensibilità del cuore, ma non è una debolezza la sentimentale. Ma un duro deve essere uno che non soffre, però. Quindi deve essere anche poco sensibile, no? Un vero duro. No, quello che non soffro, quello che è poco sensibile, che non ha mai sofferto, non è un duro, è uno stronzo, è un imbecille, perché non esista uno che non soffra. L'uomo che mi dice a me non ho mai sofferto nella mia vita, allora non ha il cuore, perché uno che ha un cuore, come si chiama, nel senso del cuore, devi soffrire. Ma non è il fatto di soffrire, è il fatto che un uomo può piangere senza falsa modestia. Senza vergognarsi. No, senza vergognarsi, perché succedono delle cose che... Sì, un uomo ha il cuore, devi piangere, devi soffrire, perché solo una pietra non soffre. Io non posso.